dovevano accendere, come no? E di quello che dire che c'è la luce là, scusa se... No, no, no. Aspetta, aspetta, un cecchino. Sì, che sì. Serve la luce, però questo c'è una cosa. Pronto? Ma pronto? Sì. Ok. Quella storia di Bimenata, perché ti a notte oscura, stando da sopra la città, agli muri dal piano dell'arcivescovado e riguardando a bascio al burgo barisano, ove un suono di tromba, tutti gli abitanti escono nel lume, chi granda, chi piccola. Fuori le loro case e palazzi si vede un simile cielo stellato con i segni celisti di stelle sotto i piedi, talché, sincome i morti stanni sopra i vivi, così, per il contrario, il cielo con le stelle sta di sotto i piedi e non sopra la testa. Lello Chiacchio dell'associazione Schenè ha appena letto un brano del 1595 scritto dal materano Eustachio Verricelli e adesso, per la prima volta dopo secoli, le stelle di Matera si riaccenderanno e noi potremo vivere la stessa emozione. Chi vi parla è Francesco Foschino e questi sono i versi che mi hanno ispirato nell'ideazione di Matera Cielo Stellato. Così anche oggi, dopo 500 anni, sarà nuovamente lo squillo di una tromba a far accendere Matera di stelle e a suonarla adesso il trombettiere più famoso di Matera, che con il suo squillo accende di gioia i cuori di tutti i materani, Giuseppe Cavarelli, ossia il trombettiere dei Cavalieri della Bruna. E da riempire il sasso barisano di stelle, in questo momento c'è anche chi lo riempie normalmente di vita, chi vi abita e chi lavora.
gli abitanti di via D'Addozio, via Fiorentini, via San Pietro Barisano, Rione San Biagio, via Lombardi, via Sette Dolori, via Tre Corone, via Commercio, via Beccherie, Gradoni Duomo, via Spartivento, via Rosario, via Santa Cesarea, gli abitanti di via Sant'Antonio Abate, Rione Casale, Rione Vetera, via San Martino, via San Vito, via San Rocco. Ed ancora, chi dimostra che nei Sassi si può lavorare e si può avere un futuro, come i ristoranti Sant'Agostino, la Talpa, Oe Marie, la Cola Cola, la Cantina della Bruna, la Capagira, il Vicolo Cieco, il Bar Sax Barisano, Baccus, le Botteghe, San Pietro Barisano, Nadì, il Terrazzino, il ristorante San Biagio, Pianeta Verde e tutte le strutture ricettive, le Monacelle, Residence San Giorgio, Palazzo degli Abati, San Pietro Barisano, la Locanda di San Martino, l'Hotel Sassi, l'Hotel in Pietra, per le vie del Magico Posto, Residence San Gennaro, i Bed and Breakfast 157, i Terrazzini, la Casa nei Sassi, Abatino, Capriotti, il Caminetto, la Corte, le Rondinelle, Sax Barisano, San Biagio Sassi, San Rocco, la Babbio sui Sassi. Ed ancora, stanno pian piano rendendo Matera lo specchio del cielo tutte le persone che creano nel Sasso Barisano, come l'Agenzia di Comunicazione Ideama, la Fondazione Sassi, Applica, Finnish Artist Residence, il Filo Caffè di Angela Ramundo, la Galleria di Vita Malvaso, la Casa Grotta di via Fiorentini, Sassi in miniatura, le ceramiche di Lena, Galleria d'Arte 37 di Donato Rizzi, lo Studio d'Arte di Paola Di Serio, la Grafica di via Sette Dolori, il Museo Laboratorio della Civiltà Contadina, le Muse e poi le attività di via Beccherie e via Duomo che vi si affacciano, il Laboratorio d'Arte Pentasuglia, l'Arturo, Vittorio Veneto Caffè, Capriotti, Cartolibreria Montemurro, Mamma Li Turchi, Vigna del Mare, Braceria Mamà, la Bottega Ecosolidale, la Galleria di Porta Pepice, la Bottega d'Arte di Pietro Burrado e Duomo Abbigliamento. E ad aiutare tutti loro, 38 associazioni materane, coordinate dal CSV Basilicata e Gianleo Iosca, con la collaborazione di Francesca Ciannella e le mappe di Piersoft Paolicelli. In alto, su via D'Addozio, sta trasformando la città in un cielo stellato, la più grande rete associativa della città, tutti i chicchi del Melograno. Davanti a Sant'Agostino sta accendendo le stelle la rete volontariato materano che domenica prossima, 6 ottobre, ci aspetta a Murgia Timone per la festa degli Aquiloni. Segue su via D'Addozio l'Uni3, l'Università delle Tre Età. In alto, in via Santa Cesarea, a destra, il gruppo scout CNJ, attivo da 40 anni. È su uno degli affacci più belli, direttamente sopra San Pietro Barisano, dove proprio loro da poco hanno ripulito i muri dei graffiti i ragazzi di Profumo di Svolta. Davanti a San Pietro sta accendendo le stelle la cooperativa Oltre l'Arte, impegnata nella valorizzazione dei beni religiosi, che domani curano l'apertura straordinaria della cattedrale in collaborazione con la sovrintendenza. Lì vicino, sopra la loro casa cava, chi da 26 anni ormai organizza il festival Gezziamoci, l'Onyx Jazz Club. Nella parte centrale di via D'Addozio, gli arcieri Matera, che hanno riportato il tiro con l'arco in città dopo 15 anni. Su via Sant'Agostino, chi fa di tutto per tutelare il nostro ambiente, sono le brillanti, mai come ora, realtà in osservazione, Brio Matera. Poco distanti, all'affaccio sulla Gravina, il WWF di Matera, che gestisce la riserva di San Giuliano. Nel palazzotto del Casale, chi sta cercando di farci diventare capitale europea della cultura, il Comitato Matera 2019, nella persona di Ida Leone, che ha collaborato nell'ideazione del cielo stellato ed è di Potenza ed è completamente circondata dai ragazzi scout Agesci Matera 1 con sede a San Giacomo, che ogni anno sempre in cammino nella natura, nel quartiere, nella città si allenano a giocare un ruolo responsabile nella vita. In piazzetta Garibaldi, chi ci accompagna sulla Murgia, l'associazione guide del Parco Murgia, collegano di stelle la Torre Metellana a via Fiorentini, il gruppo scout Agesci Matera 3, che ha sede presso la parrocchia di San Rocco e conta oltre 100 ragazzi. Al centro del Barisano, fra via Fiorentini e via Sant'Antonio Abate, chi con impegno civile cerca di rendere i cittadini protagonisti nel proprio comune, città plurale. Lungo il rione San Biagio, chi fra poco sarà in giro ad immortalare questi attimi, il fotoclub di Matera. Stanno andando su e giù per le scale di via San Giovanni Vecchio per accenderla di stelle. Sono i cittadini solidali che si occupano di sostegno a famiglie bisognose e fra i tanti progetti consentono anche ai ragazzi di famiglie disagiate di praticare sport per un anno. Al centro di via Fiorentini sta accendendo le stelle la Caritas diocesana
che accoglie, accompagna e sostiene chi ha bisogno di aiuto e che fra un mese, in un convegno a Sant'Anna, celebrerà i 40 anni di presenza in città. Nei recinti di Via Fiorentini sta brillando di stelle l'associazione Don Giovanni Mele, che accoglie con un pasto caldo chi è nel bisogno. In Via San Gennaro, chi è da oltre 20 anni propone al cinema comunale un film del 6 a settimana, ogni mercoledì. Parlo del Cineclub dell'associazione Cinergia. Dominano via Tre Corone adesso l'associazione Dolcemente, che ha sede presso il centro diurno Alzheimer. Non lontani dalla loro sede, su Gradoni Sant'Antonio, ci sono i soci dell'Avis, che cercano di farsi carico dei bisogni della collettività con un gesto solidale che vada oltre la donazione del sangue. Aspettano il prossimo 13 ottobre nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi per il primo concerto d'autunno. Lungo Gradoni Duomo, il centro di cultura teatrale Schenè, che sollecita l'attenzione verso il teatro nelle sue diverse espressioni, con seminari, dibattiti e rappresentazioni teatrali, come il prossimo mercoledì 23 ottobre. Sta facendo brillare Rione Vetera, il FAI di Matera, che il prossimo 13 ottobre organizza una maratona in cui farà scoprire alcune bellezze della città. Lungo Via Duomo, l'inizio di Castelvecchio, stanno accendendo la solidarietà, senza spegnere la speranza, e la FIDAS, che da 30 anni sono impegnati nelle donazioni di sangue. E davanti alla loro sede, in via Sette Dolori, chi da 60 anni ci insegna che noi siamo figli della storia, non siamo figli della miseria, è il circolo La Scaletta. Subito sopra, sul bel terrazzo di Palazzo Bronzini, l'ente parco della Murgia Materana. E lì di fianco, in via San Vito, sul terrazzo di casa, hanno battuto ogni record. Lino Perrone sta accendendo 120 lumini con tre galeotti santermani, Skipper, Salpino e Stefano. Praticamente quando avranno acceso l'ultimo sarà già ora di spegnerli tutti. Stanno correndo su e giù fra via Lombardi e Vico Commercio, ma non sarà un problema per loro. È l'associazione di escursionisti della città. Ogni domenica scalano una montagna, sono i trekking Falcon Amanni. Siamo tutti invitati il prossimo 13 ottobre nella giornata mondiale del camminare. E il più alto terrazzo di via Lombardi, Thalia Teatro, che a breve presenterà nuove commedie in vernacolo. Stanno costellando di luci le vertiginose terrazze di via San Martino, gli scout Agesci, Matera 2, con sede a Cristo Re, nel cui convento francescano il prossimo 4 ottobre ricominceranno le attività annuali. Nel rione San Biagio, in alto, chi propone istanze, progetti e rivendicazioni sul settore sanitario, il coordinamento provinciale sociosanitario. Stanno illuminando di stelle via San Rocco e Liber Media, che sta facendo di tutto per creare a Matera la Biblioteca Europea per Ragazzi. Lungo le scale del Ponticello, Amasam, che da 15 anni affianca e sostiene le famiglie delle persone affette da disabilità mentale. 23 e 24 novembre saranno in piazza Vittorio Veneto, sosteniamoli. Raccontano Matera ai suoi abitanti temporanei, curano l'apertura del Palombaro, sono le guide turistiche abilitate di Basilicata che sono su via Rosario. Ci mostra com'era Matera grazie alla pubblica e gratuita condivisione di materiali e il MUV, il Museo Virtuale della Memoria Collettiva, nell'arco di via Rosario, dove adesso Matera Fotografia sta inaugurando la mostra Esercizi di Memoria. Spengono incendi, controllano le acque, vigilano sulla qualità della nostra aria. Dominano adesso il Barisano da recinto Annunziata, sono i ragazzi di Lega Ambiente. Aprono e chiudono il cielo stellato e riempiono di stelle Piazza Duomo, sono i Cavalieri della Bruna. E mentre le 38 associazioni, gli abitanti e i lavoratori del Barisano stanno riportando le stelle a Matera, il Conservatorio Duni, diretto da Saverio Vizziello, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile, riempirà il Barisano di suoni con 20 musicisti in 7 concerti in simultanea, senza amplificazione, dislocati in ogni dove. E i cantori materani intoneranno dagli ipogei di Piazza Vittorio Veneto il valzer delle candele. Negli stessi momenti il Women Fiction Festival riempirà il cielo stellato di voci con brani sull'amore, letti da persone provenienti da tutto il mondo, anche loro presenti in diversi punti del Barisano. E ad inaugurare questa maratona letteraria, un brano scritto da Giovanni Caserta, che immagina di essere un antico visitatore della città, stupito dal cielo stellato, come realmente lo fu il bolognese Leandro Alberti nel 1500. A voi, Lello Chiacchio. Lessi una volta che nei secoli scorsi, al calar della sera,
si era soliti inviare un banditore ad ordinare che tutti gli abitanti di quella voragine accendessero i lumi sulle porte delle loro case, che non sono case, ma grotte. Ricordo che quando mi affacciavo dal mio balconcino sopra la voragine, era come avere un certo cielo stellato sul tettino. Cielo stellato sopra la testa. Cielo stellato sopra il tettino. E io, a volte i miei figli, stanzi sperduti, mi sentivo.